Bentrovati ai telespettatori di Prima TV in questo spazio d'approfondimento con riflettori ancora accesi sulla tragedia di Casamicciola, per ragionare di quello che sta avvenendo, ma di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, perché il ritorno delle piogge già fa paura, ma nonostante tutto, continuano le ricerche in maniera incessante dei dispersi, anche se dopo 5 giorni il fango è diventato cemento, ma il rischio, come detto, è che si possa di nuovo avere a che fare con il fango. Per parlare di questo e di altro, ci colleghiamo con Ischia e ringraziamo il coordinatore del quotidiano Il Golfo, Gaetano Ferrandino, che è con noi. Gaetano, ben trovato. Sono ore di intenso lavoro e per questo ti ringraziamo anche della disponibilità. Tu, tra l'altro, sei stato ancora pochi minuti fa sui luoghi in cui si stanno svolgendo le operazioni di recupero dei dispersi e non sono operazioni affatto semplici. Sono operazioni rese molto complesse anche dal fatto che, in particolar modo a partire dalla giornata di ieri, le ricerche si sono concentrate anche altrove. Ci sono 4 persone che mancano all'appello. 2 sono i coniugi di quella famiglia di 5 persone che purtroppo è rimasta vittima della frana. Io dico è rimasta perché sperare di trovare ancora superstiti mi sembra veramente un qualcosa che vada oltre quello che siamo soliti definire come miracolo. Però il sospetto è che alcuni corpi possano non trovarsi proprio nella zona dove c'è stato l'epicentro della frana, ma essere stati trascinati un po' più giù, tipo in un parcheggio attiguo, in qualche cava. Questo rende estremamente complesse le ricerche. Nella mattinata di oggi hanno cominciato a scavare con una certa insistenza in un punto ben delineato e determinato, il che lascerebbe intendere che forse, insomma, anche i soccorritori, una qualche idea, favoriti forse anche dal fiuto dei cani, ce l'abbiano. Però è chiaro che, insomma, la voglia di estrarre questi corpi dalle macerie è tanta, anche perché contribuirebbe a mettere la parola fine soltanto a uno degli step di questa piaga che è dolorosa, che vi posso assicurare la comunità casamicciolese e isolana in genere farà veramente molta, molta, molta fatica a dimenticare, e tuttora, a distanza di qualche giorno, siamo un po' tutti disorientati. Ecco, Gaetano, c'è un tema, la situazione è in evoluzione di minuto in minuto, c'è un tema che potrebbe presentarsi però nelle prossime ore, laddove non ce lo auguriamo, l'allerta meteo dovesse indicare peggioramenti, ed è quello degli sfollati o di una zona rossa che si allarga, questo rischierebbe di aggiungere dramma al dramma. Ma guarda, è una situazione che rischia di diventare veramente molto complessa. Partiamo da un presupposto. Per la giornata di oggi, mercoledì, e per quella di domani, giovedì, sembrerebbe, anche perché ormai il meteo lo sappiamo tutti, è ballerino, però sembrerebbe che il cielo debba essere cupo così com'è esattamente oggi, però la pioggia non dovrebbe arrivare. Pioggia che però potrebbe arrivare nel fine settimana. E allora che cosa succede? Ieri, sia il responsabile dei vigili del fuoco De Acutis che il prefetto Claudio Palomba, nel corso della conferenza stampa che si è svolta dopo il summit tra CCS e COC, è stato abbastanza chiaro. È allo studio quello che tecnicamente viene definito piano speditivo. C'è un'area che, in caso in cui, insomma, dovesse arrivare o dovesse minacciare pioggia, scatterebbe l'evacuazione. Quando ieri abbiamo chiesto proprio al responsabile dei vigili del fuoco di darci un'idea della delimitazione di quest'area, lui ci ha lasciato chiaramente intendere è l'area dove, diciamo così, il fiume di fango e detriti si è riversato. Questo significa che si parte dal celario e poi si arriva fino al piazzale dell'Ancora, fino alla zona portuale, dove anche voi sicuramente avete visto e documentato, sono finite le auto in mare. Quindi parliamo di una lingua di terreno di almeno, me ne vado così per idea, 1,5 km, 2 km, e con almeno
un migliaio di abitazioni che potrebbero essere evacuate temporaneamente. Che cosa significa? Che temporaneamente chi abita in queste zone sarebbe ospitato presso alcune strutture. È chiaro che Ischia non è una metropoli e quindi il primo pensiero è andato al palazzetto dello sport di Ischia e a quello di Forio, che sono le uniche due al chiuso, per poi poter fare ritorno nelle loro abitazioni nel momento in cui l'allerta meteo sarà interrotta. Tutto questo fin quando le verifiche sui singoli immobili non saranno portate a compimento, che non è un'operazione che, come potrete capire, è così breve, anche perché in questa fase si è pure in altre faccende affaccendati. Quindi c'è il rischio di vedere evacuazioni e rientri nelle abitazioni un po' a fisarmonica, un qualcosa magari di inusuale, ma che comunque è proprio previsto in questo tipo di piani. Cioè, quando non c'è il tempo di verificare e di capire quali sono gli immobili che, nei quali si può stare tranquilli e nei quali si può stare meno tranquilli, nel dubbio tutti fuori per tutelare, diciamo, la pubblica incolumità. Gaetano, intanto ringraziandoti ancora, siamo quasi in chiusura, grazie davvero per la disponibilità. Due cose al volo: Calcaterra bocciata dalla regione, è un braccio di ferro politico che è cominciato insieme alle tante dichiarazioni fuori luogo a cui pure abbiamo assistito in queste ore. Noi da qui abbiamo sottolineato come quei morti non volevano morire, che è una banalità, ma è per dire che questa è ancora l'ora del dolore. Allora, è ancora l'ora del dolore. Io non ti so dire, sono sincero, fino a che punto, soltanto dal punto di vista professionale o anche perché coinvolto inevitabilmente anche personalmente da isolano, avrei gradito che ci fosse stata nella fase iniziale un minore, insomma, non sparare sul pianista in maniera così violenta, anche perché poi una serie non soltanto di considerazioni, ma anche una serie di atti che stanno venendo fuori nelle ultime ore dimostrano come poi ricollegare la tragedia al cosiddetto fenomeno dell'abusivismo edilizio non fosse proprio la cosa più ortodossa di questo mondo, perché atti alla mano si è visto che molte di quelle costruzioni che insistono a valle del Monte Pompeo, quindi nella zona del Celario, avevano titolo abilitativo ed erano state costruite con regolare licenza edilizia, alcuni addirittura prima degli anni 60, però fatta questa premessa è chiaro che c'è un tema che va affrontato. Addirittura, perdonami, il piano di ricostruzione post-sisma, anche il piano di ricostruzione post-sisma, perché è una considerazione che va fatta, che poi in pochi hanno fatto, perché magari non conoscendo il territorio, la zona del Celario è quella che sovrasta il Maio, dove c'è stato il terremoto di 5 anni fa. Anche nel piano di ricostruzione ufficioso, non ufficiale, quella zona ricade in zona bianca, quindi in zona in cui tecnicamente è possibile edificare. Questo per darvi l'idea dell'eccezionalità dell'evento. Però è chiaro che adesso un paio di interrogativi bisogna porseli. Il primo luogo credo sia anche la bontà dei materiali usati per costruire, come è stato costruito. Questo poi credo che... Allora, diciamo che quando ti viene giù quello che ti viene giù, secondo me lì puoi mettere anche le porte blindate, però con quello, anche perché parliamo che poi qualche geologo ci ha anche detto che la profondità proprio della crepa che si è della faglia che si è creata è di 6 metri, quindi proviamo a immaginare un attimino che cosa è sceso a valle. Io credo che vada fatto un discorso. Sono comparse anche nelle ultime ore sui social le foto di come veniva preservato, per esempio, l'Epomeo negli anni 30. C'erano dei terrazzamenti, c'erano delle briglie. Oggi la verità è che anche per l'abbandono della cultura rurale, come ha sottolineato qualcuno, regna l'incuria. Quindi su questo sicuramente ci vuole un piano di manutenzione ad hoc, perché un'alluvione nel 2009, un'alluvione nel 2022, non voglio conteggiare il terremoto, che è un fatto assolutamente, voglio dire, casuale, sfugge ad ogni logica e va bene, però io dico che bisogna lavorare su questo e soprattutto bisogna interrogarsi, anche se una località che in 5 anni è stata investita prima da un terremoto e poi da un evento franoso così importante, può essere ancora abitabile. Io capisco che ognuno, insomma,
vuole rimanere nei luoghi in cui è nato, in cui è cresciuto, specialmente le persone anziane. Se posso farti un discorso personale e non professionale, io dopo due botte del genere i miei figli lì su non le terrei più, però è una considerazione ovviamente del tutto mia e tale resta. Perché questo dimostra, questo che hai appena detto, che il presidio di protezione civile è dato dallo Stato in tutte le sue articolazioni, dal Parlamento al Governo, passando alle amministrazioni, arrivando poi alle persone, che sono il primo presidio di protezione civile. Gaetano, grazie. Avremo modo sicuramente di aggiornarci. Intanto ti auguriamo buon lavoro e in questo caso all'isolano, oltre che al collega, lo scontato ma sentito abbraccio, perché ne siamo certi non sarà domani, non sarà tra un anno, ma saprà risollevarsi Casa Micciola e l'isola sicuramente. Grazie Gaetano. L'ha fatto tante volte, lo farà anche stavolta. Grazie a voi. Grazie a quanti ci hanno seguito. Noi terremo ancora accesi ovviamente i riflettori su Ischia con il contributo prezioso e le testimonianze, e permettetemi di ringraziare i colleghi che sono in prima linea e che sono al lavoro anche dietro alle telecamere per la realizzazione di questi approfondimenti. Buon proseguimento.